Episodio 17 di Urban Legend Shin Hayagami Blind Man. Ce l'avamo lasciati con il nostro autista che è inchiodato durante il trasporto di Sekimoto a Tokyo, perché ricordiamocelo, stanno togliendo. L'unica persona che ci ha praticamente aiutato nelle indagini su Blind Man se ne sta andando. Che cosa sarà successo? Non si sa. Andiamo avanti. L'autista praticamente aveva inchiodato e ci aveva fatto praticamente lasciare, certo, è appena iniziato e già non ce la sto facendo, e aveva frenato talmente forte che noi ci eravamo alzati dai nostri sedili. Che diavolo è successo? Che cos'è? Oh. Kuroda stava indicando una cosa davanti, più avanti. C'era qualcosa sulla strada. Vedo sangue, vedo tipo un bozzolo di roba, vabbè. È una persona? Ho provato a suggerire che quella fosse una persona, ma non ero propriamente convinta nemmeno io. Sembrava troppo strana per esserlo. Quel qualcosa che stava sulla strada era completamente avvolta in bende sporche. Cioè, proprio. E noi cosa facciamo? Ovviamente scenderemo a controllare perché si sa c'è qualcosa di strano, di brutto, di schifoso e noi scendiamo. Per caso è un animale? E perché qualcuno dovrebbe starsene qui a quest'ora della notte? Notte, non giorno. Aveva ragione. Eravamo nel bel mezzo delle montagne ed era troppo buio perché qualcuno fosse in giro a farsi una passeggiata. Deve essere un animale che se ne sta andando in giro, ricoperto da quei cenci. Ehi, suona il clacson, forse, lo spaventiamo e lo facciamo spostare. Mi dicono che sta funzionando, cioè proprio si muove, eh? Ah, sì, no, vabbè, in effetti si muoveva, però non è che si è spostata. La cosa che stava davanti a noi aveva avuto una reazione al clacson e aveva iniziato a muoversi senza pace. Si muoveva da una parte e poi dall'altra, come se non sapesse dove andare. Che cos'è? Mi sta facendo sentire male, maledizione. Non possiamo perdere ancora tempo. Andrò a dare un'occhiata. Voi aspettate qua. No, Kuroda. No, no, non puoi andare da solo. Non puoi. Succedono le cose brutte se vai da solo, lo sanno tutti. È una roba horror. Mai dividersi. Ancora non si è imparata questa cosa qua. Mai dividersi. Se tu ora scendi dalla macchina, succedono le cose. Sei pronto? Ti prendi la responsabilità? Vai. Kuroda aprì la porta della nostra macchina e uscì. Lentamente si fece strada verso la cosa. Oh mio Dio, che cos'è quella roba? E per qualche ragione Sekimoto cominciò a sorridere. Perché sta sorridendo? Ecco, vedi che succedono le cose, Kuroda? Succedono le cose. Adesso urli e noi come facciamo? Come si fa? Kuroda urlò. Attirata, la musica, attirata dal suo urlo, guardai ancora una volta davanti e vidi che Kuroda era caduto a terra. Chiama dei rinforzi. Urca. Kuroda, che cos'è? È lui, è lui. Vengo a darti una mano. Aspetta qua, Sekimoto. Ora, caro Kuroda, non potevi farti un. Una scodellina di affaracci tuoi. Corsi verso Kuroda. E stava ancora tremando di paura. Kuroda
poi no, nel senso un bell'ambientino, monti, precipizio, guardrail, alberi, oscurità, e noi cosa facciamo? Usciamo come se... Stava di nuovo indicando la cosa, avvolta nei panni sporchi. Sembrava che ci avesse notati, e stava ancora muovendosi. Si muoveva molto lentamente, come se non riuscisse a farlo nella maniera giusta, e riusciva a sentire che trascinava i piedi. Allo stesso momento riuscivo a sentire qualcosa che entrava nelle mie cavità nasali e mi riportava alla mente un sapore metallico. Anzi, e mi riportava alla... Sì, no, mi riportava alla mente il sapore metallico, un sapore metallico che avevo provato nella mia bocca. Ce la posso fare. Era sangue, guardai ai suoi piedi. Riuscivo a vedere un liquido che gocciolava dal suo corpo, ma era troppo buio per dire se fosse sangue o meno. Sei ferito? Ecco. Un lamento veniva da dentro i cenci. Sentendolo, ho sentito anche il mio istinto di poliziotta che mi dava, che si avviava, insomma. È davvero una persona. Sta bene? Quando iniziai a muovermi verso di lui, e i cenci caddero per terra. Oh mio Dio, Minase Haruka, sei tu? Oh mamma. Gli occhi di Haruka erano iniettati di sangue. Sembrava che soffrisse tantissimo, perché sembrava che soffrisse talmente tanto da non riuscire nemmeno a muoversi normalmente. Riusciva solo a lamentarsi come un bambino. Blyman deve averle fatto qualcosa, ma non mi dire. È ricoperta di sangue, non riesce neanche più a camminare. Cioè, cosa mai le avrà fatto Blyman? Vediamo che qua c'ha l'occhio che piange sangue, quindi probabilmente si è presa gli occhi. Si è preso gli occhi. Chi ti ha fatto questo? È stato Blindman, vero? Dov'è ora? Non rispondeva. Non sembrava che potesse farlo. Ogni tanto la sua bocca si apriva e chiudeva, cercando disperatamente aria. Ah, riusciva a vedere all'interno della sua bocca. Le era stata tagliata la lingua. Mamma mia. Tutto quello che poteva fare era lamentarsi. Il sanguinamento di Haruka non si fermava, ma significava che non era passato molto tempo da quando le erano state inferte queste ferite. Controllai le sue condizioni ancora una volta e provai a capire che cosa fare dopo. Oh no! Oh! Non lo so, cosa faccio? Chiamo un'ambulanza, chiamo i rinforzi o faccio il primo soccorso? Non lo so. Se chiamo un'ambulanza lei rischia di morire perché si sta dissanguando. Se chiamo rinforzi, stessa cosa, i rinforzi non arrivano in 5 secondi. Potrei provare a fare il primo soccorso, però è spacciata praticamente. Non lo so, tra l'altro se faccio questa cosa qui e lei è spacciata, perdo una palletta di coraggio.
caffè e il coraggio mi si ripristina da solo con il Liar's Art. E non so quando sarà il prossimo. Non lo so, cosa fare? Dai, bisogna essere coraggiosi. Faccio il primo soccorso, tanto male che vada. Ecco, infatti. Il primo soccorso dovrebbe essere la prima priorità, ma che cosa dovrei fare? Cosa posso fare per fermare il sanguinamento che deriva dalla sua lingua tagliata? E come faccio a trattare le ferite che ha negli occhi nel modo migliore? Non posso. Ho iniziato ad andare in panico. Abbiamo fatto una scelta sbagliata. Stai ferma, Haruka. Stanno arrivando i soccorsi. Era frustrante, ma tutto ciò che potevo fare era tenerle le mani e confortarla. Le mani di Haruka avevano cominciato a diventare fredde. E io mi spaventavo sempre di più mentre sentivo la vita fluire via da lei. Andrà tutto bene, saranno qui tra poco, te lo prometto, e arresterò chiunque ti abbia fatto questo. Stavo cercando di continuare a parlarle, ma non rispondeva più. E anche la sua presa stava cominciando ad indebolirsi. Haruka? Perde tutta la forza e il suo corpo diventa rigido. Metto le mie dita sul suo collo per sentire il battito. Niente, non ce la sto facendo, ma non riesco a sentire nulla. Haruka! Un vuoto e un'intensa rabbia stavano ribollendo dentro di me. Misi il corpo di Haruka per terra e mi alzai in piedi. Dove diavolo sono i nostri rinforzi? Guardai verso il finestrino della macchina. Ecco. L'autista stava urlando e c'era un coltello nel suo petto. L'autista era stato improvvisamente pugnalato al petto e si stava lamentando per il dolore. Il sangue che fuoriusciva dal suo petto aveva praticamente dipinto il finestrino di rosso. Tutto quel sangue rendeva impossibile vedere all'interno. E la macchina aveva cominciato a muoversi lentamente. Sekimoto. Vabbè. Nel senso, facciamo un fail su tutta la linea. Il si sta muovendo. Lo vedo pure io. Ma Sekimoto è ancora lì dentro. Se secondo te è lì dentro. Forse il pedile del... Il pedile. Non ce la faccio. Forse il piede dell'autista era rimasto incastrato sul pedale del gas, perché il minivan stava cominciando ad acquisire velocità e si stava dirigendo dritto dritto verso il guardrail. La macchina se ne stava finendo giù dal dirupo con Sekimoto dentro. Kuroda arrivò prima di me alla macchina. Aprì la portiera posteriore ed entrò nella macchina. Kuroda, sbrigati! La macchina si stava ancora dirigendo verso il dirupo. Non c'era abbastanza tempo. Niente, se n'è andato. Sekimoto non è qui. No, Kuroda. Io lo sapevo che se n'era andato. Cosa? Come minimo il coltello gliel'ha piantato lui. Come minimo. Fidati. Fidati tu. E fu l'ultima volta, quella fu l'ultima volta che sentì la voce di Kuroda. Il van
passò praticamente attraverso il guardrail e finì nel dirupo. Così non solo Kazamori, adesso anche Kuroda, perché dovevamo scendere a controllare, ma non mi aveva tra l'altro tolto il punto di coraggio prima. O forse era una cosa che andava uguale anche se avessi scelto altra roba. Boh, vabbè. Non importava quanto gridassi, Kuroda non rispondeva. Se n'era andato assieme alla macchina. Cadde a terra e rimase seduta lì. Non riusciva a trovare la forza per andare avanti. Me ne stavo lì seduta, fissando il guardrail rotto e sentendomi inutile. Haruka era appena morta e la nostra macchina era appena caduta da un dirupo. Anche l'ufficiale che stava guidando era stato ucciso e ora Kuroda. E anche Sekimoto non si trovavano più. Che diavolo sta succedendo qua? Solo una parola attraversava la mia mente. Blind man. Deve essere qua fuori da qualche parte che mi sta osservando. Non credo che riuscirà, anzi non credo che voglia farmi sopravvivere a tutto questo. Sono l'unica che rimane, l'unica testimone. E anche se non riuscissi a vederlo, mi ucciderebbe comunque per completare il crimine. Non posso lasciargli questa soddisfazione, ma cosa dovrei fare? No, non farmi scegliere. Chiusi gli occhi e provai a concentrarmi. Ma non riuscivo a dare una direzione ai miei pensieri. Una rabbia molto vicina al panico riempiva il mio corpo. Ma non farmi scegliere cosa fare, che faccio sempre la scelta sbagliata. Non riesco a credere che siamo stati presi in giro da Blind Man di nuovo. Oh, sì, mi sa di sì. Eh? Qualcosa mi aveva colpito ed era come uno shock che aveva mandato un dolore pulsante in tutto il mio corpo, facendomi contorcere in maniera incontrollabile prima di svenire. Sekimoto, che cosa stai facendo? Qualcuno mi stava fissando mentre cadevo a terra. Era Sekimoto Sojiro, ma c'era un'altra persona con lui. E io non l'avevo riconosciuta. Wow, ero io il loro obiettivo. Dove sono? Mentre mi svegliai, scossi la mia testa e ritornai ai miei sensi. La mia visione, che era stata finora offuscata, stava ritornando alla normalità e io mi guardavo intorno. Mi trovai in una cosa che in un posto che sembrava essere una casa. Era tutto quello che riuscivo a capire al momento. Sembrava che nessuno si prendesse cura di questa casa. E l'aria piena di polvere mi rendeva difficile respirare. Quando mi guardai attorno nella stanza scura, diventò ovvio che questa casa non veniva pulita da molto, molto tempo.
L'odore di mold cos'è che è? Muffa. No, non è muffa mold. Oh sì, vediamo. Muffa, sì, ci ho azzeccato. L'odore di muffa e polvere riempiva l'aria. Il tatami era coperto di sporco. Bello, bell'immagine, bella. Potuto immaginare gli odori. Una favola. Riuscivo solamente a vedere una luce debole che arrivava dalla finestra dell'altra stanza. Quindi in teoria era ancora notte. Mi chiesi quante ore fossero passate. Provai a controllare il mio orologio, ma era sparito. Eravamo su quel sentiero di montagna, stavamo trasportando Sekimoto Sojiro al centro di detenzione di Tokyo, ma ora mi ero svegliata in un posto che non avevo mai visto prima. Dove diavolo sono? Provai ad alzarmi. E in quel momento il dolore attraversò tutto il mio corpo, non potevo muovermi. Grazie a quel dolore realizzai che questo non poteva essere un sogno, un'allucinazione, ma era realtà, senza dubbio. Non c'era nessun altro nella stanza. E Sekimoto non c'era. Dov'è? Smisi di cercare di alzarmi e mi sdraiai. Provai a cercare il mio cellulare, ma non riuscivo a trovarlo da nessuna parte. Anche il ricevitore walkie-talkie, anche, non il ricevitore, ma che so di. Anche il walkie-talkie della polizia, con il quale io ero equipaggiata, appunto perché stavamo trasportando Sekimoto, era sparito. Beh, se ti rapiscono non è che ti lasciano metodi di comunicazione o il modo di capire dove sei, quanto tempo è passato, anche tu, eh. Cercai di afferrarlo dal posto dove lo tenevo, ma non era lì. Forse in tutto quel casino l'avevo lasciato cadere. Ma in qualche modo devo contattare la polizia. Niente orologio, niente cellulare, niente walkie-talkie e non posso muovermi. E in quel momento qualcosa mi passò per la testa, era paura. Era terrificante. Il mio corpo aveva cominciato a rimpicciolirsi al pensiero. Non sapevo dove fossi, che ora fosse, e non riuscivo a fare nulla. Non c'era nessun modo per chiamare dei rinforzi, e anche se avessi urlato chiedendo aiuto, probabilmente non c'era nessuno nei dintorni a sentire. Ero completamente sola, senza rinforzi. Sarebbe potuto dire che aveva cantato la grassa vecchia. Che cosa vuol dire? Tipo che è il momento di morire? Cosa dovrei fare? Non riuscivo nemmeno a calmarmi e a trovare una strategia. Chi diavolo mi ha portato qui? E poi all'improvviso ricordai. L'ultima cosa che vidi quando eravamo su in montagna. Il van che cadeva nel precipizio e subito dopo io venivo attaccata e cadevo per terra. E proprio di fronte a me c'era Sekimoto assieme a qualcun altro. Quell'altra persona deve essere Blind Man. Deve avermi portata qui per uccidermi in modo da poter scappare dalla polizia. Ero quasi sicura di non essere stata salvata e portata qua. E ti pare che ti portano in un posto così? Quando realizzai questa cosa, cercai il mio
Manganello, sì, non ti lasciano l'orologio cellulare, infatti, ma non c'era, ovviamente. Cercai di trascinare il mio corpo sul pavimento per provare ad uscire da questo diavolo di posto. Strisciai lentamente attraverso la stanza. Potevo odorare e assaggiare. Sì, praticamente avevo la sensazione di questa muffa e di questa polvere, come se ce l'avessi in bocca. Beh. Quando riuscii ad arrivare dall'altro lato della stanza, riuscii a vedere una luce molto fioca che arrivava da un'altra stanza. Ero stata raggiunta da un odore che non avevo sentito prima, ed era l'odore di sangue vecchio. Quel gusto metallico si stava spargendo nella mia bocca, sulla mia lingua, e avevo anche iniziato a sentire l'odore di qualcosa che stava marcendo, ma non riuscivo a capire da dove stesse arrivando. Insomma, proprio un bel quadrettino di quelli, eh? Bello. Mi trascinai nella stanza successiva per cercare di capire da dove venisse l'odore. E più mi avvicinavo, più diventava forte. Giustamente lei cosa fa? Segue l'odore, giusto no? Giusto, c'è odore di marcio, di morti, tu cosa fai? Vai incontro alla morte, giusto, giusto, mi sembra. Sembra un piano perfetto per sopravvivere. Eccola, non riuscivo a credere ai miei occhi. C'era sangue dappertutto e c'erano molti strumenti ricoperti di sangue e l'odore di morte riempiva la stanza. Finalmente capii per che cosa veniva usato questo posto. Qui è dove si disfavano dei cadaveri. Ci abbiamo impiegato un po' a capire che cosa. Blindman deve aver tagliuzzato le persone vive numerose volte. Sul tavolo al centro della stanza c'erano numerosi strumenti che raccontavano la storia. No, 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 ci fermiamo qua perché stiamo per sapere chi è Blind Man. Nella prossima parte, quindi, scopriamo chi ci ha portato qui in combutta con Sekimoto, perché ci ha portato qui e chi è Tan Tan Tan, e vediamo se riusciamo a cavarcela e anche ad assicurarla alla giustizia.